Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Io sono Teschio81. Oggi andiamo a vedere come costruire una mappa in maniera semplice, rapida, veloce e in maniera divertente. Costruiremo comunque una mappa abbastanza dettagliata e molto carina. Iniziamo subito. Io ho aperto già un template third person, potete utilizzare qualsiasi altro template che volete o anche un progetto vuoto. Io utilizzo un template perché manterremo appunto al momento le luci e poco altro, però appunto per non stare a ricostruire le luci, visto che sono già fatte, al momento le teniamo. Andiamo invece a ripulire tutto quello che non ci serve. Manteniamo praticamente solo il pavimento e cancelliamo tutto il resto. Il pavimento ci può servire un attimino per avere le dimensioni effettive del nostro progetto, poi lo andremo a cancellare. Portiamo il nostro player start al centro, lo mettiamo circa al centro e prendiamo anche l'altezza corretta, poi ovviamente sarà da ritoccare più e più volte. Ok, questo quadratino direi che è decisamente piccolo, quindi andiamo a creare qualcosa di un po' più grande. Allora, ci recchiamo nella casellina dove c'è il selection mode, l'apriamo e selezioniamo Landscape. Qui abbiamo una dimensione effettiva del nostro spazio di gioco, ancora ovviamente da creare, c'è solo il reticolo. Possiamo andare qui nella casellina della camera speed in modo da aumentare la velocità di movimento della nostra camera e avere dei movimenti un po' più fluidi e come vediamo la nostra casellina di base è molto molto piccola, rimane un po' sotto, quindi possiamo già iniziare ad abbassare la nostra rete di landscape. Io di solito la metto a meno 0,1, un pelino sotto lo 0, in modo che poi metto il personaggio a 0 e tutto resta a 0 e ho più facilità nell'utilizzo delle cose. Poi in realtà andremo a vedere che si creeranno dei dislivelli, ma per il momento mettiamola a meno 0,1. Per la grandezza invece dipende un pochino dal progetto che volete fare. Se volete fare una semplice mappa in stile Call of Duty sparatutto, per esempio un 8x8 potrebbe andare bene. Se volete fare un Battle Royale invece potremmo prendere qualcosa di decisamente più grande, perché questi sono i confini effettivi della mappa che non utilizzeremo perché andremo proprio fuori dal confine di gioco e la nostra mappa risulterà poi effettivamente più piccola. Adesso andremo a fare un'isola, quindi avrà tutte le coste molto frastagliate e la mappa si rimpicciolirà di parecchio, quindi io consiglio di fare almeno un 12x12 o un 16x16. Io inizio con un 16x16. Ok, quindi abbiamo deciso le misure, abbiamo riportato l'altezza corretta, volendo qua avete altri componenti di risoluzione, ma al momento va bene così. Abbiamo anche la possibilità di selezionare i quadri, ma lo lasciamo così di default e vi dovete ricordare, dovete controllare di aver abilitato Enable Edit Layer, quindi possiamo cliccare su Create e creare la nostra mappa. Ok. Adesso che abbiamo più o meno le dimensioni della nostra mappa, possiamo tornare su Selection Mode, selezionare il nostro SM Cube che a questo punto non ci serve più e lo cancelliamo. Possiamo anche andare su la nostra cartella principale del progetto, aprire una nuova cartella, chiamarla Landscape. E qui inseriremo tutti i nostri dati sulla landscape e li inseriamo qui. Al momento non ce ne sono altri. Possiamo salvare e adesso possiamo iniziare a modellare la nostra mappa. Per modellarla abbiamo bisogno di due tool, di due plugins che dovreste avere di default e forse anche già attivati all'interno del vostro progetto, altrimenti andiamo su Plugins, scriviamo Landmass, lo attiviamo, ma quello che ci serve principalmente adesso è tutti i componenti che riguardano l'acqua, quindi possiamo scrivere water e attivare i due componenti riguardanti il
il nostro profilo sull'acqua. Riavviamo il progetto. Poi torniamo nella nostra casellina Landscape. Non utilizzeremo i pennelli che ci dà di base perché, come dicevo forse all'inizio video, forse non l'ho detto, faremo tutto in blueprint senza andare a scolpire niente. Sculpt, Landscape, Sculpt, Blueprint, Layer, relativo alla nostra landscape. Andiamo su Blueprint Brush e attiviamo il Custom Brush Landmass. Adesso possiamo andare in qualsiasi punto della nostra landscape, cliccare una volta con il tasto sinistro e si aprirà, appunto, vi comparirà una forma geometrica molto simile ad una piramide. Abbiamo tre punti, possiamo ovviamente aumentarli, quindi se clicchiamo su un qualsiasi altro punto. Poi possiamo anche volendo tornare a quello principale, possiamo muovere tutti i nostri punti come vogliamo. Se vogliamo tornare invece alla selezione principale del nostro oggetto, possiamo andare a cliccare direttamente sulla nostra landscape, scusate, Landscape Custom Brush, o potete anche cliccarla da qui. E da qui potete muoverla e spostarla in qualsiasi posizione voi vogliate. Quindi andiamo a modificare questa forma, la faremo grande circa come tutta la nostra mappa, quindi prendiamo tutti i nostri punti, li spostiamo, per crearne altri teniamo premuto, selezioniamo la freccetta che vogliamo prendere per essere spostata, teniamo premuto il nostro Alt sulla tastiera e trasciniamo. Come vedete crea altri punti. E a questo punto non abbiamo più una piramide, ma possiamo modellarci la nostra isola come vogliamo. Quindi abbiamo una forma piramide, ora andiamo ad appiattirla, però prima, come dicevo, possiamo ingrandire tutta la nostra mappa più o meno, fate una zona, lasciate un piccolo offset per il momento, che poi tanto andremo a ritoccare tutta totalmente, però al momento lasciate un piccolo offset su ogni angolo. Questa è la forma della nostra isola di base. Clicchiamo su il nostro custom brush, nel nostro layer, andiamo nella tendina dettagli e qui abbiamo tutta una serie di impostazioni per andare a modellare la nostra isola senza utilizzare i pennelli. Quindi prima cosa che possiamo fare è andare sulla sezione Fall Off e Cup Shape, la clicchiamo e come vedete si appiattisce la nostra mappa. Adesso possiamo dare un Z Offset. Intorno a possiamo anche fare un 2000, poi vedete voi quanto volete fare alta questa mappa, purtroppo il materiale lo mettiamo dopo, tutto grigio si vede poco, però come vedete c'è l'altezza. Possiamo aumentarla ancora un pochino, magari la portiamo a 4000 in modo da avere un bel fondale. A questo punto che abbiamo una base possiamo tornare anche nella nostra selection mode e andare a portare di nuovo a livello il nostro player start, che a questo punto è sotto di 3000. Clicchiamo due volte su player start e ci porta vicino. Scusate, ma ho la velocità a questo punto a 8, per fare le cose da vicino risulta un po' difficile. Ok. Adesso che ce l'abbiamo in altezza, possiamo anche andare a testare la nostra profondità che abbiamo aggiunto. Clicchiamo play. Ok, come vedete adesso è molto molto grande la mappa e abbiamo una profondità abbastanza, insomma, che diciamo che è proprio un fondale, volendo possiamo anche farla alla metà in realtà, perché già risalire questo punto è già, però insomma, vedete poi voi come
come gestirla. Torniamo sul nostro selection mode, landscape, riclicchiamo sul nostro custom brush. Io effettivamente questa la potrei anche abbassare a 2500. Adesso possiamo dare un angolo di caduta della nostra isola, quindi qua decidete voi se farlo molto molto lungo e quindi creare magari una spiaggia o farlo molto secco per creare appunto magari una scogliera come fine mappa. Comunque andiamo a vedere che se scendiamo si allarga maggiormente, quindi anche andando a giocare, come vedete, devo impostare. Qui adesso posso anche salire e scendere senza problemi. Oppure andarlo a impostare in maniera molto più alta, per esempio un 70, vedete che è molto 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 ripido, di qui se si cade appunto non si torna più indietro. La impostiamo, io la lascerei intorno al, vediamo com'è, un 50. Io farei grosso modo al momento un 50. Ok, prima di passare ancora alla customizzazione dell'isola, io andrei ad aggiungere il mare per avere un po' un'idea delle dimensioni, poi di come si vedranno le rocce all'interno dell'acqua. Quindi torniamo su Selection Mode. Abbiamo aggiunto prima il plugin dell'acqua. E quindi adesso possiamo andare qui nella casellina per aggiungere dati al progetto. Andiamo su All Classes, scriviamo Water e ne possiamo scegliere uno qualsiasi, quello che mi funziona meglio. Ho visto che il Water Body Ocean lo portiamo circa al centro e aspettiamo che si generi l'acqua. Eccola qua. Ok, adesso ricopre tutta la superficie della nostra mappa. C'è una funzione che ci può aiutare a risolvere il problema. E intanto, come vedete, abbiamo creato tantissimi file, quindi possiamo anche salvare un attimino e portare tutti i nostri nuovi dati landscape all'interno della nostra cartella. Ok. Il Water Body Ocean è il mare generico, quello che diciamo che vediamo. E poi abbiamo una Water Zone e abbiamo anche un Brush Manager. Noi possiamo selezionarlo e andare a cercare la voce. Su Settings, After Heatmap, e la deselezioniamo, leviamo la spunta. Ok, automaticamente, come vediamo, ci mantiene la superficie totale della nostra mappa, anche se forse sale un pochino l'acqua. Quindi possiamo selezionare il nostro Water Body Ocean e lo possiamo abbassare un pochino. Al momento lasciamola un attimino. Così poi la andiamo a regolare ancora più avanti, sicuramente, però al momento abbiamo già un'idea di come sarà la nostra mappa finale, diciamo a livello del mare. Torniamo sulla casellina Landscape, selezioniamo il nostro Custom Brush, andiamo sulla nostra casellina Dettagli, ce la possiamo anche allargare e torniamo a diciamo customizzare la nostra isola. Abbiamo già visto tutta la parte del falloff, tenetela aperta perché comunque può servire anche più avanti. Poi possiamo andare a cliccare su blurring, che ci serve per smussare gli angoli, quindi possiamo anche dare un 10 o un 20, dipende un po' voi quanto volete fare poi più o meno cartoon questa mappa, o più dettagliata, quindi più spigolosa, più realistica, insomma questo vedete voi. Al momento io la lascerei un 20. Possiamo ancora andare su il displacement,
Il displacement serve per creare dei dislivelli nella mappa in modo da creare magari delle collinette o delle montagnole. Possiamo allora avvicinarci tanto per cominciare alla mappa e la guardiamo un attimo nel suo profilo, più o meno così. Ok, mettiamo delle misure che superino il 100, altrimenti non si vede la differenza. Quindi possiamo mettere un 500, io farei anche un 300, quindi la farei poco mossa. Possiamo andare ad aumentare ancora un pochino il tiling, il displacement tiling. Quindi se lo mettiamo a 3 vengono delle curve un po' più morbide, ma un po' più alte. A 0,5 invece andiamo proprio ad ammorbidire parecchio il terreno. Io lascerei direi un 3. Dovremo di nuovo regolare probabilmente la posizione a questo punto del nostro personaggio, perché potrebbe risultare all'interno di una gobba. Io addirittura ce l'ho qui in alto, quindi lo potrei portare un attimino qua. Andiamo un attimino a vedere, intanto che abbiamo aggiunto il mare e abbiamo aggiunto appunto queste montagnole, che ora si vedono poco purtroppo perché c'è grigio, ma poi vedrete che mettendo l'erba diventerà tutto più bello. Poi potete comunque sempre ancora andare a riregolare i parametri che abbiamo appena visto per movimentare un po', e potete anche andare a regolare un pochino il mare. Adesso ci sarà forse anche da migliorare un pochino le collisioni, perché vedo che sta un pochino andando fuori, però vabbè, poco importa. Per regolare il mare dovete ovviamente selezionare Water Body Ocean e avete tutte le impostazioni qua su Wave, quindi potete aumentare la grandezza delle onde, come torna indietro l'acqua. Questo poi semmai se necessario lo vediamo dopo, se no insomma vi ho già detto un pochino due impostazioni e qui potete andare un pochino a giocare. Come vedete cambia un po' anche la direzione e tutto quanto. Ok, andiamo avanti con la customizzazione della nostra mappa. Ovviamente qui dal Water Body Ocean potete anche cambiare fin dove arriva l'acqua, quindi in questo caso se volete lasciare una mappa di questo tipo potreste portare questo sugli angoli, però anche questo lo personalizzeremo dopo, perché avremo appunto tutte delle varie isolette che usciranno. Torniamo, scusate, su Landscape, Custom Brush. Quindi abbiamo visto il displacement, abbiamo anche una sezione importante di terracing che serve per creare uno spiano, diciamo una parte piana all'interno del nostro terreno. Per esempio, se volete mettere degli edifici, qualcosa insomma che richiede un pavimento particolarmente piano, potete utilizzare il terracing. Per il momento non lo vediamo, lo vediamo forse intorno alla fine. Comunque, se volete già lavorarci, lo potete fare. Quello che invece vediamo adesso, che è molto più importante, che me lo sono tenuto diciamo per ultimo, è il kernel noise, quello che determina un po' la forma della nostra mappa. Quindi possiamo iniziare a spostare il primo strength su 1 e come vedete la costa viene modellata. Possiamo aumentarla, io direi di rimanere sempre sull'1-2, perché vedete che a 5 già si espande troppo, quindi io la lascerei, scusate, su 1-2, in modo che abbiamo delle coste abbastanza buone, un po' spigolosa forse, ma poi andiamo a rimodellare un po' e andiamo ancora a ritoccare il strength 2. Possiamo metterlo a 1. Facciamo delle prove, mettetela poi come volete. Questa è una definizione di massima perché appunto adesso andiamo a ritoccare un po' le cose. Quindi proviamo a vedere con il tiling come cambia e lo lasciamo un attimino così. Andiamo a rimodellare un attimino la mappa generalmente.
perché come vedete qui esce fuori dai confini e non è corretto che appunto si possa arrivare in fondo, quindi bisogna tirare un pochino tutti i punti all'interno di un offset ragionevole. E come vedete la nostra mappa cambia considerevolmente, per quello che i settaggi vanno fatti diciamo poco per volta e la mappa soprattutto va creata molto molto più grande di quello che ci può servire. Ok, rimodellata la nostra mappa, come vedete è diventata più o meno la metà dell'area totale, motivo per cui vi dicevo di farla più grande. Possiamo ancora tirare altri punti per modellarla ulteriormente, utilizzando sempre il tastino Alt, e possiamo ancora andare a ritoccare un pochino il nostro curves range, quindi possiamo ripartire da 1, possiamo anche metterlo a meno 5, come vedete diventa sempre un po' più morbida. Possiamo anche andare a toccare il Curves Range 2. Ok, come vedete adesso è un pochino tanto tanto compatta, le isolette che si creano qui non sono male, sono carine, quindi io le lascerei. E andiamo a ritoccare anche un pochino gli spigoli di questa isola. Io lascerei più o meno sulla base come era sul 15 e toccando questo tiling 2, ma io direi che su 15-15 non mi dispiace, è molto tonda quindi molto regolare, io direi che per il momento non è male. Ok, quindi abbiamo più o meno creato tutto, possiamo ancora creare qualcosina, quindi possiamo cliccare su il nostro layer, andare su Blueprint Brush, cliccare nuovamente su Custom Brush Landmass, su un punto qualsiasi della mappa e creare un altro Custom Brush. Anche questo lo andiamo a rimodellare un pochino, andremo a creare con questo i nostri monti, le nostre colline, ora ne faremo un paio molto rapidamente per vedere, poi andiamo avanti e queste qui sono comunque personalizzazioni che sono molto personali, quindi vedete un po' voi poi come gestirvele. Ok, quindi abbiamo creato la nostra montagnola, la nostra massa, la facciamo un po' più tondeggiante, torniamo di nuovo qua sulla nostra tendina dettagli e riniziamo da zero e rifacciamo tutto, quindi cup shape. La rendiamo piatta, come vedete va addirittura sotto il livello del terreno, e quindi la tiriamo su con un offset che parte da questo punto, dal livello del terreno, quindi possiamo fare un 800, 1000, già abbastanza alta. Possiamo dargli un angolo a questo punto molto largo perché comunque deve permettere al personaggio di poterci salire a meno che non mettiate delle scale o qualche altro sistema di risalita, quindi io direi di stare su circa un 30 o anche meno. Possiamo anche qui dargli un po' di displacement. Qui poi vedete sempre voi se volete fare una collina, volete fare un monte o delle montagne proprio, quindi questo qua dipende un pochino da voi. Qui possiamo dare di nuovo un 20 in modo da rimanere in tema con quello di prima, dargli una forma, lasciamola a 1, il tiling 5, qui lo portiamo a 10, ok, possiamo posizionarla. Scusate, devo selezionare tutto, quindi clicchiamo direttamente qui e la possiamo portare magari in questa zona, un po' sul mare. Ok, andiamo a vedere com'è venuta, quindi torniamo su Selection, andiamo a prendere il nostro Player Start, che a questo punto si trova addirittura sotto il livello del mare, lo mettiamo qui vicino alla montagnola. Vediamo se ha bisogno di essere riposizionato, ma più o meno va bene. Ok.
E qui abbiamo la nostra montagnola. Volendo potete crearne poi una sull'altra e creare sempre più dislivelli oppure creare dei monti proprio. Quindi torniamo su Landscape, se andiamo su il nostro Z offset e la mettiamo a già 1500, facciamo una prova. Ok, ora è già una bella montagnola, una bella collinetta, diciamo. E sopra appunto un piano che possiamo andare a muovere sempre un pochino con il nostro displacement. Quindi qui abbiamo detto che dobbiamo rimanere sopra il 100, quindi possiamo fare un 200, qui possiamo fare un 3. Se vogliamo fare un po' di terracing, come vedete, appiattisce un po' tutto, anche con basta mettere uno. E già si muove tutto e direi che per il momento questa la possiamo lasciare così, la possiamo selezionare di nuovo, CTRL D e la duplichiamo e ne creiamo un'altra e la portiamo, dai, mettiamola in questa zona che crea questo bel punto, e questa qua possiamo anche dargli un 3000, proviamo a farla un po' più ripida, vediamo con un 50 come viene. Ok, e abbiamo già una forma base, diciamo, della nostra mappa. Volendo possiamo fare CTRL D, spostarla, spostandola ovviamente come vedete cambia anche forma, quindi non c'è neanche tanto bisogno poi di andare a ritoccare tutti i vari punti. A meno che non volete fare qualcosa di particolare che avete in mente. Comunque, insomma, andiamo a tirarla un pochino. Facciamola un po' più piccola e magari gli diamo un 20, un 30, un po' più piccola e un'altezza di 500, proprio bassa, ma una piccola collinetta, diciamo, forse 500 un po' poco. Ok, 800. Ok, e come vedete in poco tempo adesso siamo circa mezz'ora, abbiamo già creato senza scolpire, senza stare a perderci le ore, una bella mappa con tanti bei dislivelli. Ok. Un'altra cosa che si può fare è iniziare a dare vita alla nostra mappa con i vari colori e i vari materiali. Quello di cui abbiamo bisogno sul marketplace è appunto un componente, un materiale che si trova ovviamente su diversi progetti, però l'ho trovato in maniera gratuita solamente in un progetto. Quindi andiamo nella sezione Marketplace dell'Epic Game, dove potete trovare anche, vi consiglio di guardare ogni mese se non altro su questa sezione Free for the Month, che vi dà appunto degli asset gratuiti che sarebbero a pagamento, ma normalmente sono in promozione gratuiti. Tolto questo, andiamo nella casellina Search Products e scriviamo Easy Building. Eccolo qui. Questo progetto appunto che ci è stato offerto in maniera gratuita ed è credo in maniera persistente gratuita, quindi potete scaricarlo quando volete, ha appunto questo materiale che vedete qui, questo prato. Io sinceramente normalmente ne uso altri perché come vi dicevo nella biblioteca ne ho altri, tanti sono anche presi come dicevo dal Free for the Month che sono un po' più realistici. Questo ha un effetto un po' stile Fortnite. Io normalmente per esempio uso che so avere quel tipo di materiale
Stone Pine Forest, io di solito uso questo qui. E ho controllato, io l'avevo preso in maniera gratuita, purtroppo non è più gratuito, quindi vi dovete accontentare al momento di questo Easy Building, che comunque accontentare neanche poco perché è un gran bellissimo progetto. Poi se lo vedete nel dettaglio. Ora prendiamo solo materiale, ma in realtà ci può servire anche per tantissime altre cose. Quindi torniamo su Easy Building. Facciamo crea progetto e non lo stiamo ovviamente ad analizzare perché non ci serve, ma ci servono anche poi probabilmente tutti questi asset delle rocce, degli alberi e forse anche le strutture, però ora poi vediamo. Intanto vediamo il materiale appunto di cui parlavamo, andiamo su Maps. Possiamo aprire una mappa qualsiasi e dovremmo riuscire a trovarlo. Adesso vediamo un pochino. Allora, clicchiamo su la landscape, quindi sul materiale di base, quindi landscape, e andiamo a cercare il materiale, quindi landscape material. Lo apriamo con la casellina browse. Ed eccolo qui, praticamente quello che ci serve fondamentalmente è questo materiale che ha all'interno altri materiali già legati, quindi il prato, l'erba, cespugli, fiori, tutto quello che ci può servire, il terreno, eccetera, eccetera. E quindi questo è il materiale che ci serve. Quindi potete o selezionare questo materiale e tutti i materiali relativi a questo materiale che sono inseriti all'interno, o come nel mio caso, io visto che vorrei poi utilizzare anche tutto il resto degli asset, come dicevo, quindi alberi, eccetera, eccetera, migro tutta la cartella, quindi tutto il progetto. Non so se questi qua non servono al momento per noi. Quindi selezioniamo la cartella, facciamo migrate, selezioniamo tutto quello che c'è da migrare e spostiamo tutti i dati. Dopodiché torniamo sul nostro progetto, Content Browser, cartella Content. Qui abbiamo quindi tutta la nostra cartella a questo punto dell'altro progetto. Poi volendo, questo adesso è un tutorial per vedere la mappa, non sto a riordinare tutto, però cancellate quello che vi serve oppure, come dicevo, migrate solo le parti che vi servono. Torniamo su Third Person Map, selezioniamo la nostra landscape in maniera totale, quindi qui ce l'abbiamo tutta divisa per caselle, ma a noi ci serve appunto il landscape totale. Andiamo a cercare il materiale, landscape material, e inseriamo il materiale che abbiamo appena scaricato, che lo troviamo nella cartella materials instance stylized, e qui abbiamo il nostro materiale landscape. Ci clicchiamo sopra, andiamo su third person map, possiamo anche andare su la casellina landscape, selezioniamo tutti i nostri dati di landscape, clicchiamo sulla freccetta ed ecco che compare il nostro materiale. Al momento è ancora nero perché non sa quale materiale dovrebbe inserire all'interno dei vari componenti. Quindi possiamo andare su Paint e qui su Layers in fondo, come vedete, abbiamo tutti i vari materiali di cui vi parlavo prima.
Non sono ancora inseriti i layers, però sono già stati creati. Se non li aveste o voleste crearli voi, basta andare su questa freccetta e aggiungerli e salvarli nella destinazione in cui volete, ma siccome non li abbiamo già e abbiamo scaricato il materiale apposta perché era già tutto impostato, li andiamo semplicemente ad aggiungere. Ok, adesso abbiamo un materiale generico basato credo sul primo che abbiamo inserito e potete, siamo su Paint, quindi abbiamo tutto il nostro pennello, andare volendo a lavorare con questi quattro materiali che abbiamo, quindi possiamo andare ad inserire delle zone di terra, possiamo andare a inserire volendo altri materiali sempre. Di terra, dell'erba, insomma, tutti i materiali che avete qui, volendo se ne possono anche inserire altri. E abbiamo, diciamo, il principio della nostra mappa. Possiamo anche andarla a provare. Torniamo su Selection Mode, clicchiamo Play, e come vedete abbiamo già una sorta di mappa in stile Fortnite. Dobbiamo un po' aggiustare, come dicevo prima, la collisione poi dell'acqua. Vediamo se ci fa salire un pochino su questo altopiano per prendere una visione generale. E ok, abbiamo già creato una buona parte di mappa. Ok, andiamo avanti. Quello che manca adesso è il foliage, quindi mettere un po' di alberi. Possiamo andare su foliage anziché landscape. Qui possiamo aggiungere i nostri asset. Ora io non li conosco bene perché non ho visto bene ho aperto per la prima volta questo progetto che l'ho visto gratuito, ma io, come ripeto, ne uso altri normalmente, quindi è un po' nuovo anche per me. Possiamo aggiungere un po' di fiori, aggiungiamo tutto quello che ci può servire. Ora metto, non so se sto aggiungendo tutto, ma quindi un po' di erba, un po' di erba un po' più giallina, un po' di erba un po' più alta, dove siamo finiti. Un po' di piante. Insomma, aggiungete tutto, diciamo, tranne gli alberi, perché quelli poi magari li aggiungiamo successivamente per creare un po' di percorso o delle zone un po' diverse. Però questi qua invece, le rocce e tutto il resto, li potete aggiungere tranquillamente. Anzi, forse le rocce, visto che sono tutte grosse, le possiamo anche aggiungere dopo, vediamo di ridimensionarle. Ok, quindi apriamo. Selezioniamo tutti i nostri asset mettendo la spunta su ognuno, possiamo aprirli anche singolarmente e qui come vedete hanno già una densità, quindi quanti bisogna metterne e sotto che forma, quindi c'è anche una scala per non farli proprio tutti uguali. E in questo progetto vedo che è già tutto un po' impostato, quindi io lascerei così com'è. Se torniamo su, possiamo anche mettere la dimensione del nostro pennello, che io la metterei massima, e anche la densità, che io al momento lascerei così per vedere un po' come viene. Proviamo a cliccare su un punto e vediamo un attimino, mettiamo una zona centrale qua, quindi teniamo premuto e clicchiamo. Ok, siamo in questa zona qui, quindi lo facciamo qua perché voglio vedere come viene. Ok, quindi disegniamo tutto. Ok, forse un po' tanto densa, però molto bella, molto colorata, cioè si possono anche fare volendo delle zone così. Ok, se non vi piace, diciamo, il risultato, potete cliccare CTRL Z per tornare indietro, vi cancella tutto quello che non volete. Possiamo abbassare un pochino la densità, magari la mettiamo a 0,1 o qualcosa di simile.
e riproviamo. Quindi disegniamo. Ok, un pochino meno densa, ma come vedete è sempre un po' eccessiva. Va bene, ora non sto a fare più di tante regolazioni, era giusto per farvi capire come funziona, perché poi appunto sono gusti personali, ognuno la fa un po' come crede. Per esempio qua ci sono tantissimi fiori viola, quindi si possono andare un pochino ad abbassare, vedete c'è una densità di 150 e si può regolare. Ok, per il momento la lasciamo così e andiamo a colorare tutta la mappa, o se non altro tutte le zone che volete colorare. Io adesso sto anche passando sul mare. Ovviamente sul mare non bisogna passarci, io sto facendo molto alla veloce per farvi capire, posso anche volendo farne solo un pezzo, però cercate di essere diciamo magari un pochino dettagliati, un po' più dettagliati su alcune zone. C'è comunque la possibilità di rimuovere le zone, quindi creare magari un raggio un po' più piccolo e andare a ripulire tutte le zone marine che non vanno, come dicevo, prese in considerazione. Quindi se andate, credo qui rese density o forse qua c'era qualcosa per cancellare appunto i punti per rendere diciamo il pennello negativo fondamentalmente. Ok, scusate, ma mi metto un secondo un pochino il player start in zona un pochino più centrale, per capire un pochino anche com'è il resto della mappa. Ok, direi che come vedete basta veramente poco per rendere la mappa molto 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 bella. È inserito credo un LOD, come vedete si carica l'erba andando, bisogna regolare anche questo oltre che le collisioni dell'acqua. Comunque veramente molto bella, è veramente un bel progetto Easy Building, un pochino in stile Fortnite, quindi dipende un po' che tipo di gioco volete fare, per una mappa realistica forse non è proprio l'ideale, però magari potete non utilizzare l'erba, utilizzare la base e poi lavorare con materiali più realistici, però io vi consiglio di, se volete fare qualcosa di più realistico, di utilizzare come dicevo lo Stone Pine oppure qualche altro progetto che avete. Ok, torniamo al foliage, abbiamo quasi finito. E le rocce non le mettiamo, ma avete visto come mettere le piante, è lo stesso identico procedimento per le rocce. Quindi deselezioniamo tutti gli asset che non ci servono e andiamo ad inserire un po' di alberi, giusto per finire, però. Ripeto, poi inserite anche le rocce, magari ridimensionatele in maniera adeguata perché sennò vi si riempie il quadro di rocce enormi. Ok, ne seleziono 4 solamente, forse ce n'è di più, non so, vabbè, comunque va bene uguale. Possiamo selezionarle, io li seleziono tutti, ovviamente potete anche creare delle zone solo con uno o due tipi di alberi o con tutti gli alberi, è lo stesso. E qui noi li andiamo a modificare perché tanto sono già, come vedete, modificati di base su questo progetto. Possiamo diminuire un pochino il raggio e aumentare un pochino la densità perché vedo che alcuni sono a 1, quindi mettiamolo un attimo sullo 0,5. Creiamo una zona qua solo per vedere come funziona e com'è. Poi potete creare ovviamente tutte le zone alberate che volete e con gli alberi che volete, come dicevo, quindi ok. Torniamo su Selection Mode, diamo il play e abbiamo le nostre foreste. Quindi è tutto molto molto bello, andiamo a testarle, vediamo. Vedo già che sono un pochino da ridimensionare, ci sono degli alberi che sono veramente bassi e danno fastidio sicuramente per la telecamera. Quindi
Quindi io direi di almeno questi alberi andranno un attimino a ritoccare il ridimensionamento e anche la densità, perché è una bella foresta molto molto densa. Vediamo, gli alberi hanno anche le collisioni, perfetto. Qui verrebbe una bellissima mappa come spara tutto, però è veramente, si vede veramente poco, quindi ripeto, ridimensionate un po' magari alcuni alberi. E la mappa è venuta comunque veramente bella colorata. Direi che ora siamo quasi a un'ora di video, ma ho dovuto spiegare un po' tutto. Se la facessimo da zero, io direi che in un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'oretta massimo, si riesce a creare comunque una bellissima mappa giocabile. Io per il momento direi che non ho altro da aggiungere perché mi viene in mente altro. Si può, come dicevo, lavorare sulle collisioni dell'acqua, essere un pochino più precisi su tanti dettagli. Non abbiamo visto le luci, abbiamo usato quelle base, ma si può anche lavorare su appunto tutte le luci e tutto quello che riguarda anche la post-produzione e creare veramente una bella mappa aggiungendo anche magari un po' di nebbia e soprattutto degli edifici. Non abbiamo aggiunto gli edifici, però quelli lì io direi che è un lavoro abbastanza semplice perché basta prenderli e trasportarli in gioco, posizionarli, direi che non serve altro, quindi ci vediamo nei prossimi tutorial. Se il tutorial vi è piaciuto, se vi fa piacere, potete lasciare anche un like e soprattutto un segui che fa sempre molto piacere e aiuta soprattutto il nostro lavoro nella produzione appunto di video di istruzione in maniera gratuita. E vi consiglio anche di guardare tutto il tutorial che è ancora in lavorazione, ma presto arriverà al termine sul Lira Starter Game, dove appunto andremo a creare un gioco da zero, uno sparatutto. E non aggiungo altro, ci vediamo nei prossimi video. Grazie ancora per aver visionato. Ciao a tutti.